Buongiorno, mi chiamo Amelio Olipaolo e sono il presidente del Consiglio Comunale di Scandiano. Purtroppo l'emergenza Covid che il nostro paese sta vivendo fa sì che anche le celebrazioni del 25 aprile siano stravolte rispetto al normale, rispetto alle solite celebrazioni che facciamo tutti gli anni in comune a Scandiano. Però questo non toglie che non dobbiamo dimenticare questa data e soprattutto dobbiamo far sì che questa data sia anche una data di ripartenza per questo paese e soprattutto non dimenticare chi nel nostro territorio ha dato la vita per la nostra libertà e per la democrazia. Detto questo, passo la parola al presidente dell'ANPI, Bruno Vivi. Ci troviamo oggi al Parco della Resistenza, il monumento dove vengono celebrati tutti i caduti del comune di Scandiano, alla quale ancora una volta rendiamo grazie per aver dato al nostro paese la libertà, la democrazia e un futuro per noi e per i nostri figli. Pronto. Grazie. Troviamo al Parco della Resistenza, dedicato appunto alla Resistenza, in cui nel 1995 è stata installata la creazione di Bruno Monari, qui presente, dal titolo Uniti nella diversità. Ci troviamo al Parco della Resistenza, il parco appunto scandiano che è stato dedicato a tutte le persone che hanno partecipato alla Resistenza. Qui è presente un'installazione di Bruno Monari realizzata nel 1995 dal titolo Uniti nella diversità. È costituita da un anemometro, ovvero uno strumento di misura del vento e un indicatore della direzione del vento. Qual è il significato? Secondo l'autore era: la freccia timone alla sommità dell'asta indica l'unica rotta. I due anemometri girano nelle differenti direzioni, simboleggiando la molteplicità dei valori culturali e storici della Resistenza. Cosa che è riportata sia nell'installazione simbolica che anche nelle foto messe ai piedi del monumento. Alla base infatti sono collocate le fotografie di partigiani scandianesi caduti, ma anche degli IMI, gli internati militari italiani deportati e morti nei campi di lavoro forzato in Germania, perché l'8 settembre 1943 si rifiutarono di continuare a combattere a fianco dei nazifascisti e della Repubblica di Salò. Ma anche gli scandianesi combattenti partigiani caduti all'estero, come i fratelli Setti in Francia e Alberto Spallanzani in Jugoslavia, e di vittime civili della guerra. Questo proprio a rappresentare il fatto che la Resistenza è stato un movimento plurale, sia come orientamenti politici, ma anche come forme di partecipazione. Hanno partecipato persone, c'è stata una resistenza attiva da parte dei partigiani, ma anche una resistenza da parte di chi ha accettato la deportazione piuttosto che combattere contro i propri concittadini italiani. È costituita da un anemometro, ovvero uno strumento di misura del vento e un indicatore della direzione del vento. Qual è il significato? Secondo l'autore era: la freccia timone alla sommità dell'asta indica l'unica rotta. I due anemometri girano nelle differenti direzioni, simboleggiando la molteplicità dei valori culturali e storici della Resistenza. Cosa che è riportata sia nell'installazione simbolica che anche nelle foto messe ai piedi del monumento. Alla base infatti sono collocate le fotografie di partigiani scandianesi caduti, ma anche degli IMI, gli internati militari italiani deportati e morti nei campi di lavoro forzato in Germania, perché l'8 settembre 1943 si rifiutarono di continuare a combattere a fianco dei nazifascisti e della Repubblica di Salò. Ma anche gli scandianesi combattenti partigiani caduti all'estero, come i fratelli Setti in Francia e Alberto Spallanzani in Jugoslavia, e di vittime civili della guerra. Questo proprio a rappresentare il fatto che la Resistenza è stato un movimento plurale, sia come orientamenti politici, ma anche come forme di partecipazione. Hanno partecipato persone, c'è stata una resistenza attiva da parte dei partigiani,
ma anche una resistenza da parte di chi ha accettato la deportazione piuttosto che combattere contro i propri concittadini italiani. È costituita da un anemometro, ovvero uno strumento di misura del vento e un indicatore della direzione del vento. Qual è il significato? Secondo l'autore era: la freccia timone alla sommità dell'asta indica l'unica rotta. I due anemometri girano nelle differenti direzioni, simboleggiando la molteplicità dei valori culturali e storici della resistenza. Cosa che è riportata sia nell'installazione simbolica che anche nelle foto messe ai piedi del monumento. Alla base infatti sono collocate le fotografie di partigiani scandianesi caduti, ma anche degli IMI, gli internati militari italiani deportati e morti nei campi di lavoro forzato in Germania, perché l'8 settembre 1943 si rifiutarono di continuare a combattere a fianco dei nazifascisti e della Repubblica di Salò. Ma anche gli scandianesi combattenti partigiani caduti all'estero, come i fratelli Setti in Francia e Alberto Spallanzani in Jugoslavia, e di vittime civili della guerra. Questo proprio a rappresentare il fatto che la resistenza è stato un movimento plurale, sia come orientamenti politici, ma anche come forme di partecipazione. Hanno partecipato persone, c'è stata una resistenza attiva da parte dei partigiani, ma anche una resistenza da parte di chi ha accettato la deportazione piuttosto che combattere contro i propri concittadini italiani. Buongiorno, sono Elisa Davoli, un assessore del comune di Scandiano. Eccoci qui, siamo al nido d'infanzia Leoni, sotto al cippo dedicato ad Alessandro Leoni in via Cesari. Buon 25 aprile, vi raccontiamo di Alessandro Leoni e Ferdinando Cesari. Dopo di me toccherà leggere un brano a Liana Preghieri dell'Ampi. Alessandro Leoni, nessuno. Alessandro Leoni fu ucciso in uno scontro armato tra partigiani e soldati tedeschi presso la sede del comando tedesco, collocato in una palazzina d'angolo tra via Trento e via della Rocca. I partigiani cercavano di favorire la fuga di alcuni soldati mongoli aggregati alla Wehrmacht, che volevano disertare e unirsi alla resistenza. Ma i tedeschi reagirono violentemente e nello scontro Leoni rimase ucciso. Aveva 17 anni. Con lui perse la vita Mario Lasagni, Igli, braccato dai tedeschi. Si uccise per non cadere vivo nelle loro mani. Gli fu conferita la medaglia d'argento alla memoria. Nella stessa azione furono catturati Gaspare Denti, Nimo, ed Emore Bertolani, Tarzan, poi liberati dai partigiani nella notte tra il 23 e il 24 aprile dal carcere di Reggio, dopo una lunga e dura detenzione. Ad Alessandro Leoni, oggi, è intitolato l'asilo nido comunale, sul cui ingresso è collocata la lapide che la ricorda, nella via intitolata ad un altro protagonista della resistenza scandianese, Ferdinando Cesari, detto Gabri. Ferdinando Cesari, nome di battaglia Gabri. Gabri, da Gabriella, la giovane moglie di cui è innamorato perso, come si può esserlo a poco più di 20 anni. Gabriella, che è in attesa del loro primo bambino. Gabri, perché così ogni volta che i compagni lo chiamano nella clandestinità della lotta partigiana, può pensare a lei, sentirla vicina. Ferdinando è tra gli animatori della resistenza cattolica scandianese, insieme a Azzo Davoli, Rodolfo, Canzio Prati,
Verdi, Sereno Folloni, Molteni, il maestro Renzo Signorelli e altri. Con il sostegno di Don Albino Rossi, Walter, formano inizialmente i gruppi del Vangelo e proprio in quelle pagine dove sta scritto «Ama il prossimo tuo come te stesso» trovano ispirazione e forza per opporsi alla barbarie nazifascista. Nell'estate del 1944 Gabri raggiunge le formazioni partigiane di montagna e partecipa ai combattimenti durissimi di luglio. Dopo la sconfitta e i rastrellamenti tedeschi, rientra a Scandiano e qui coordina alcune squadre partigiane. A casa sua è un via vai di ragazzi. Per non destare sospetti, ascoltano musica, cantano canzoni popolari, giocano a carte. Ma quello di cui si parla a bassa voce è come fare resistenza. Reclutare ragazzi, metterli in collegamento con le formazioni di montagna, raccogliere cibo, vestiti, armi, sabotare i tedeschi, opporsi ai fascisti. Quel via vai non passa inosservato. Le voci corrono. In paese ci sono delatori, spie dei fascisti e dei tedeschi. Per Gabri il rischio è grave. Il CLN lo allontana da Scandiano per cercare di proteggerlo. Cambia spesso nascondiglio, ma è difficile restare a lungo lontano da casa se sei un ragazzo innamorato e stai aspettando il tuo primo figlio. All'alba di un giorno freddo di fine dicembre, in casa Cesari sono ancora tutti a letto. Colpi violenti alla porta. È la Brigata Nera. Ad aprire va Bruno, il padre, per dare il tempo a Gabri di scappare dal retro. Rabbiosi, i fascisti lo arrestano e minacciano tutta la famiglia. Gabri allora si costituisce. Portano in carcere tutti e due, padre e figlio. Il padre tornerà a casa dopo qualche giorno. Gabri no. Per lui c'è l'inferno del carcere dei Servi e di Villa Cucchi, luoghi che fanno orrore solo a sentirli nominare. Lo fucilano insieme ad altri partigiani il 28 gennaio 45 sul ponte del Quaresimo a Pieve Modolena. Aveva 24 anni. Per giorni i corpi restano sulla neve senza che gli si possa dare sepoltura. Tutti devono vedere che fine fanno i banditi, i ribelli. Il padre risparmiò alla madre lo strazio di vedere come avevano martoriato quel figlio. Qualche settimana dopo arrestano di nuovo tutta la famiglia Cesari. Sospettano che Bruno, il padre, possa avere partecipato a un'imboscata a soldati tedeschi sul Brolo per vendicare l'uccisione del figlio. Li mettono al muro, pronti a fucilarli, padre, madre e Fernanda, la sorella di Gabri, ancora una bambina. All'improvviso il rombo dei bombardieri, bombe che esplodono tutto intorno, fuggi fuggi. Anche i tedeschi scappano in cerca di riparo. Si salvano così. Fernanda si perde nei campi, tra i solchi alti di terra arata, vi passa una notte intera. Una bambina, completamente sola, al buio, al freddo, con il frastuono dei bombardamenti tutto intorno. Quando la ritrovano non riesce a parlare per giorni. Ferdinando Cesare, Gabri, che non vide crescere il suo bambino. Qui di fronte, fino a pochi anni fa, viveva Zaira Rinaldi, la staffetta partigiana di Imma, da tutti conosciuta come Cieca. Zaira, anche se diceva di non aver fatto granché, aveva svolto il compito di staffetta con grande coraggio. Grazie alla sua scaltrezza, in più di un'occasione, era riuscita a mettersi in salvo dai tedeschi che la inseguivano. Zaira era una bella ragazza, aveva molti amici e con loro condivideva l'idea di battersi contro il fascismo e l'occupazione tedesca. Agli inizi della resistenza si mise subito al servizio della lotta partigiana facendo la staffetta. Veloce con la sua bicicletta portava la stampa clandestina a chi le veniva indicato. Quando doveva consegnare messaggi importanti se li nascondeva nei lunghi capelli. In diversi viaggi da Arceto o Fellegara accompagnò alla cabassa Rondinara molti giovani che cercavano di unirsi ai partigiani in montagna. Se veniva fermata da chi chiedeva giustificazioni dei suoi spostamenti, mostrava una borsa con aghi, filo, forbici, metri o spilli e spiegava che lei faceva la sarta e stava andando da qualcuno a confezionare abiti. Negli ultimi anni ricordava ancora l'ansia di una notte in cui, in un fienile, qui ad Arceto aveva dovuto assistere a un partigiano gravemente ferito.
e poi lo sconforto per non aver potuto dare un'immediata sepoltura a suo cugino, Nino, il partigiano Eros, morto sulla Minghetta a seguito di un conflitto a fuoco con i tedeschi. Lei e altre sue cugine erano arrivate fino alla Minghetta dove giaceva Nino. Avevano cercato una bara per ricomporre il corpo, ma poi non avevano potuto far altro che scappare, perché ricercate dai tedeschi. Il 22 aprile del 45 Zaira doveva andare a San Donnino per portare un comunicato del comando ad una pattuglia partigiana. A metà strada qualcuno la fermò, consigliandole di non proseguire. Lì alle scuole era in corso una battaglia con dei tedeschi. Mentre tornava verso casa, alcuni tedeschi in fuga la bloccarono e le rubarono la bicicletta. Poco dopo seppe che in quello scontro Adelmo Franceschini, il partigiano Gisella, aveva perso la vita. A poche ore dalla liberazione, lei non aveva potuto portare a termine il suo ultimo compito. Nello scontro, che era riuscito ad evitare, era morto Adelmo, un suo amico. Mentre la guerra stava per finire, le avevano rubato la bicicletta che si era comprata con i risparmi del suo lavoro e che le aveva permesso di fare con zelo il servizio di staffetta partigiano. Zaira ci ha lasciati pochi anni fa. Prima di morire volle accanto a sei parenti e gli amici più cari per salutarli, ricordando che se ne andava andando la cieca, quella che era stata staffetta partigiana. Sono Elisabetta Leonardi, assessore del Comune di Scandiano. Sono qui oggi, proprio davanti alla stellina, a ricordare la storia di Vittorio Tognoli, una figura di primo piano della resistenza scandianese, ucciso dalle Brigate Nere. Lo ricordiamo in occasione del 75esimo anniversario del 25 aprile. Stellina gestiva la locanda che ancora oggi porta il suo nome, luogo di ritrovo per gli scandianesi e forestieri di passaggio. Quell'osteria che fa quasi da spartiacque tra via Mazzini e via Crispi sta come a sentinella sulla strada di accesso a piazza Spallanzani. Stellina aveva un figlio, Vittorio Tognoli, Marco. Algubet lo chiamavano alcuni per quella deformità della schiena. Gobbo come Antonio Gramsci, e come Gramsci Vittorio era comunista, responsabile del fronte della gioventù di allora. Accoglieva i ragazzi che volevano andare in montagna per entrare nella resistenza o semplicemente per evitare i rastrellamenti, sempre più incalzanti, sempre più feroci. Arrivavano da tutta la provincia, soprattutto dalla Bassa Reggiana, a mettersi con fiducia nelle mani di questo ragazzo che li avrebbe aiutati a passare alla clandestinità e a raggiungere le formazioni partigiane. Venivano dalla Stellina, confondendosi fra gli avventori e i forestieri di passaggio che affollavano l'osteria, soprattutto nei giorni di mercato. Un mattino, tra Natale e Capodanno del 44, un camion carico di militi della Brigata Nera irrompe in piazza Spallanzani. Saltano a terra dal cassone, si dividono in gruppi e cominciano il rastrellamento. Vanno a colpo sicuro nelle case a cercare quelli che sono sulla loro lista nera e vanno decisi verso l'osteria. Vittorio è al piano di sopra con due ragazzi appena arrivati che aspettano di essere scortati fino al comando partigiano a Viano o alla Cabassa a Rondinara. Il primo pensiero di Vittorio è per loro, non devono scoprirli. Così scende le scale, va incontro alle camicie nere. Forse non immagina quale destino feroce sta andando ad incontrare. Lo caricano sul camion, ancora fermo davanti ai portici sulla sinistra della piazza, che intanto si è riempita di gente, i padri degli arrestati che gridano, le madri che piangono. Mentre il rastrellamento continua, qualcuno riesce ad avvicinarlo, gli chiede se devono avvisare il comando partigiano di quello che sta succedendo. I partigiani sono poco lontani, potrebbero arrivare e metterlo in salvo. Chi gli ha parlato in quei momenti racconta che Vittorio dice no, non vuole rischiare che uno scontro armato nella piazza gremita possa trasformarsi in una carneficina. Si dice convinto che fra qualche giorno ritornerà. Forse spera che la sua condizione fisica l'impietosisca, che lo considerino un poveretto che non può danneggiarli più di tanto. Non avranno pietà. Ai Servi e a Villa Cucchi useranno sul suo corpo tutta la brutalità di cui sono capaci, tutti gli strumenti di tortura che hanno a disposizione, fino al ferro da stiro sulla carne viva di quella sua schiena incurvata. Oltre un mese va avanti questo orrore. Gli daranno una medaglia d'argento alla memoria per le servizie tremende a cui fu sottoposto.
Lo fucilarono a Reggio il 3 febbraio del 45 insieme a Cristoforo Carabillò, siciliano, anche lui arrestato a Scandiano e ad altri. I corpi straziati, le mani legate con il filo di ferro, rimasero a lungo sulla neve. All'angolo tra Corso Garibaldi e via Porta Brennone, a Reggio, una targa sul muro ricorda il luogo dove furono trucidati. Vittorio aveva 25 anni. Alziamo lo sguardo quando passiamo di lì e dedichiamogli un pensiero. La storia di Vittorio è tratta dal libro Pietre Resistenti, curato dall'Ampi di Scandiano. È stata scritta da Valda Busani, che ringraziamo per il prezioso lavoro di trasmissione della memoria, insieme agli altri ritratti degli scandianesi che hanno fatto la Resistenza. Buon 25 aprile. Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 1945, un reparto della Brigata Nera di Reggio, al comando del famigerato tenente Emilio Carlotto, arriva a Fellegara per effettuare un rastrellamento. Vengono presi in ostaggio quattro giovani: Roberto Colli, Riva, di 23 anni, Nemo Gambarelli, Italo, di 20 anni, Mario Montanari, Nero, di 25 anni, Renato Nironi, Ida, di 22 anni. I fascisti fermano altri 15 giovani, li portano all'osteria dove li interrogano brutalmente. Poi li rilasciano, intimando loro di presentarsi il giorno dopo al distretto militare per essere arruolati e inviati a combattere. Molti di quei giovani sceglieranno invece di raggiungere i partigiani in montagna. I quattro giovani, presi in ostaggio, sono interrogati e torturati, poi caricati su un automezzo per essere portati in piazza Spallanzani, dove i fascisti intendono impiccarli, ma sul ponte per Arceto la Brigata Nera, con i prigionieri, si imbatte in una squadra di partigiani garibaldini, diretti alla Via Emilia per un'azione di sabotaggio. Nella sparatoria viene ucciso un fascista e rimane ferito un partigiano. I partigiani, molto inferiori numericamente, si ritirano e il tenente Carlotto fa fucilare sul posto i quattro giovani. Il giorno dopo, la Brigata Nera ritorna in forze e fa un nuovo rastrellamento a Fellegara, che però rimane senza esito, perché quasi tutti gli abitanti nel frattempo si sono allontanati dal paese, cercando rifugio altrove. Per diversi giorni i corpi dei quattro giovani partigiani vengono lasciati a terra, nella neve, con il divieto ai familiari di poterli recuperare e dare loro una degna sepoltura. Lo stesso comando provinciale tedesco, con una lettera firmata dal maggiore Frase del Platzkommandatur, espresse disappunto per la fucilazione completamente ingiustificata dei quattro giovani e per la ferocia della Brigata Nera, che con la sua brutalità esasperava gli animi e rendeva ancora più popolare il movimento di resistenza al nazifascismo. Ricordiamo sempre al Parco della Resistenza anche Cristoforo Carabillò, partigiano ucciso a Reggio Emilia in via Porta Brennone, dove è dedicata la lapide. Non è presente una lapide a lui dedicata a Scandiano, quindi lo ricordiamo in questo modo. Cristoforo Carabillò, CRI, era un giovane ufficiale originario di Castelbuono, in provincia di Palermo. Distanza alla caserma Reverberi, situata tra via Fogliani e via Matteotti, nell'attuale piazza Nuovo Mondo, di fianco alle ex scuole Vallisneri di Scandiano, dopo l'8 settembre prese contatto con i partigiani scandianesi, a cui fece avere armi e munizioni e si diede alla latitanza, ospitato prima in casa di Remo Barbieri, che gestiva la tipografia all'angolo tra via Corti e via Trento, proprio di fianco alla caserma. Poi a Cadecaroli, da Maria Aramini, madre di Remo, e dei partigiani Carlo, detto Aliegi, e Umberto. Carabillò fu arrestato dalla Brigata Nera durante il rastrellamento del 27 dicembre 1944 insieme a Vittorio Tognoli e ad altri partigiani e antifascisti. Cristoforo Carabillò fu fucilato a Reggio Emilia in via Porta Brennone all'angolo con Corso Garibaldi il 3 febbraio 1945 assieme a Vittorio Tognoli e ai partigiani correggesi Sante Lusuardi e Dino Turci. Ricordiamo anche Ovidio Beucci e Umberto Romoli. Chi erano? Umberto Romoli, assessore della giunta comunale socialista guidata dal sindaco Ghiacci, fu assassinato dai fascisti all'incrocio tra Corso Vallisneri e via Fogliani.
il 13 novembre 1922, durante il periodo dei violenti assalti ai municipi democratici a seguito della marcia fascista su Roma. Intere amministrazioni furono sciolte con la forza e nei municipi occupati furono insediati podestà non eletti democraticamente. A Scandiano anche il sindaco Ghiacci fu costretto alla fuga e visse in semiclandestinità a Roma, protetto dalla rete di solidarietà antifascista. Nello stesso luogo, 22 anni dopo, il 1 maggio 1944, la Brigata Nera uccise Ovidio Beucci, detto Marco, operatore, disegnatore meccanico presso le Officine Meccaniche Reggiane. Aveva 31 anni. A lui fu intitolato il distaccamento della 26esima Brigata Garibaldi. Era uno dei militanti comunisti che organizzavano azioni di resistenza antifascista e di mobilitazione in fabbrica, finalizzati a preparare l'insurrezione operaria. Proprio in occasione del 1 maggio di quell'anno vennero diffusi volantini clandestini nei luoghi di lavoro. Vi si leggeva: l'Italia della futura società avrà il posto che le appartiene a condizione che essa porti alla lotta il proprio contributo, ed è in misura dei nostri sforzi e dei nostri sacrifici che noi potremo rivendicare con dignità i nostri diritti. La partecipazione alla resistenza degli italiani fu uno, in effetti, come richiamava questo volantino, degli elementi fondamentali dell'Italia del dopoguerra per rivendicare i propri diritti alle conferenze di pace. Guelfo Ferrari faceva il fabbro. Gracile e di salute cagionevole, fu costretto ad arruolarsi nell'esercito, come tutti i ragazzi della sua generazione. Serviva carne da macello per il delirio imperiale del duce. Dopo l'8 settembre del 43, come molti altri soldati italiani lasciati allo sbando dal re e da Badoglio, cercò faticosamente di tornare a casa, attraversando un'Italia devastata in un viaggio duro e pericoloso. Non so dire se lo fece per consapevolezza, per scelta politica o se semplicemente perché sfinito dalla guerra e dagli stenti. Sta di fatto che scelse di tornare. Si rifiutò di continuare a combattere a fianco dei nazifascisti e dei repubblichini di Salò. A casa ci arrivò, ammalato di tubercolosi. Vi restò poco. Qualche settimana dopo, in un rastrellamento, i tedeschi, guidati dai fascisti della Brigata Nera, lo prelevarono a forza dalla sua casa di Cadecaroli nel borgo delle Case Nuove. Forse cercavano il fratello acquisito, Francesco Nino Taddei, da sempre attivista antifascista, più volte arrestato dal regime per propaganda sovversiva. Eppure dovevano saperlo, quelli della Brigata Nera, che Nino l'avevano mandato in guerra in Africa. Lì fu fatto prigioniero dagli inglesi e riuscì a tornare a casa solo un anno dopo la fine della guerra. O forse cercavano soltanto altra carne da macello. Guelfo fu deportato in Germania, in un campo di lavori forzati, lo Stalaglager 3D vicino a Berlino. Vi morì di stenti il 24 aprile 1944. Aveva 29 anni. Le sue ossa ritornarono a casa 50 anni più tardi, dopo la caduta del muro di Berlino. Ora riposa finalmente insieme ai suoi cari nel cimitero di Cadecaroli. Guelfo era il fratello di mia nonna materna. Vivo nella casa da cui i nazifascisti lo strapparono via. E non dimentico. Vasco Rinaldini, nome di battaglia Walter. Aveva appena 20 anni Vasco, quando dalla casa di Cadecaroli si unì alla formazione partigiana della 145esima Brigata Garibaldi. Vasco, complice la giovane età che lo aveva esonerato dall'arruolamento, era l'ultimo figlio maschio rimasto a casa. E proprio in quella casa, ai piedi delle colline,
vedeva passare i ragazzi delle formazioni partigiane che si fermavano per trovare rifugio e ristoro prima di risalire gli Appennini. Forse rimase affascinato dalla tenacia di tutte quelle vedette e quei soldati pronti a insorgere per la libertà. Forse gli ideali della pace erano così radicati in lui da spingerlo a chiedere insistentemente al padre il consenso di aggregarsi ai partigiani. Sisto era contrario alla scelta del figlio, era l'unico rimasto. Ma Vasco voleva partire, voleva fare il suo dovere. D'altronde, come disse al padre, non sarebbe andato troppo lontano. E così, quel giorno di febbraio, si arruolò nel distaccamento Zambonini e prese la strada della montagna. Vasco prese parte a una delle più cruenti battaglie della lotta partigiana, quella per la difesa della centrale di Ligonchio. L'interesse dei tedeschi per la struttura era dettato da pura volontà di rappresaglia. Le centrali erano di importanza vitale per l'economia della provincia, poiché da esse dipendeva gran parte dell'energia che alimentava la produzione industriale. Se fossero andate distrutte, come era nei piani dei nazisti e dei fascisti che li accompagnavano, Reggio sarebbe rimasta priva di energia per chissà quanto tempo. La notte dell'11 aprile 1945 i tedeschi sferrarono l'attacco. Nei giorni che seguirono la pressione rimase fortissima. Vasco morì il 13 aprile 1945, colpito dal vile nemico, mentre i partigiani lo stavano trasportando su una lettiga. Aveva 20 anni. E mancavano pochi giorni alla liberazione. Insieme a Vasco, il cippo di Cadecaroli ricorda anche Alfeo Strucchi, nome di battaglia Dimitri, 25 anni, partigiano anch'egli della 145esima Brigata Garibaldi. Morì in combattimento presso Carpineti il 15 ottobre 1944. Sepolto nel cimitero di Cadecaroli, sulla lapide si può ancora leggere la dedica che dice semplicemente «I fratelli P». Allora la parola partigiani era proibita. Buongiorno, sono l'assessore Corti del Comune di Scandiano. Sono qui a Iano per la ricorrenza e il ricordo del 75esimo anniversario del 25 aprile, che fu e deve essere un punto di partenza per la nostra vita democratica fondata sulla Costituzione. Anche in questo momento di emergenza sanitaria, pur drammatica, il 25 non deve essere dimenticato, non può e non si può, non si deve dissipare il patrimonio prezioso della nostra comunità e soprattutto non si può dissipare la memoria della nostra storia. Quest'anno niente cerimonie pubbliche, ma il virus non cancella il 25 aprile. Niente quindi rituali di protocollo, ma solo un momento di concreto rinnovo per tutti gli italiani nell'impegno della difesa della nostra democrazia. Passo la parola al signor Spallanzani Sergio, rappresentante dell'ANPI, che leggerà qualcosa rispetto al monumento a cui siamo vicini. Innanzitutto buon anniversario della liberazione a tutti gli scaglianesi. Il mio compito oggi è quello di leggere una lettera scritta da mio zio Romano per suo fratello, il partigiano Spallanzani Sergio, anche lui mio zio e di cui io porto con orgoglio il suo nome. Il titolo della lettera è Mio fratello, il partigiano Spallanzani Sergio. Se chiudo gli occhi un momento, mi sembra ancora di vederlo. Con la cappucciera e un basco alla russa. Era il mio eroe. Era un giovane di grandi doti, laborioso, allegro, sincero, leggeva molti libri e lavorava alle officine reggiane. Sapeva fare anche il barbiere, tagliava i capelli a tutti noi fratelli, ci lasciava un ciuffetto che lui chiamava Tuseda alla Lumberna. Adorava la mamma per tutto quello che faceva, visto che in famiglia eravamo in sei fratelli, tutti maschi. Cercava di confortarla, di dirgli che non c'era pericolo e che presto la guerra sarebbe finita. In realtà il clima era ben altro,
il mio fratello maggiore era prigioniero in Germania nei campi di concentramento. Mio padre faceva il carrettiere e sulla strada incappava ad imbattersi negli aerei dei tedeschi e della Brigata Nera. Spesso alla sera Sergio scendeva dal Bottegaro e da Pianderna, attraversava il Tresinaro e arrivava dietro casa nostra. Faceva un fischio per avvisarsi della sua presenza e mio fratello, più grandicello, rispondeva con un altro fischio. Questo era il segnale che poteva entrare in casa, che c'era tutto e non c'era nessun pericolo. Si rifocillava e ripartiva, prendendo qualcosa per sé e per i suoi compagni da mangiare. Fu una delle ultime volte che lo vidi. Il 19 aprile, mentre posava una mitragliatrice all'angolo tra Corso Garibaldi e Viale della Repubblica per un attacco ai tedeschi, da un'abitazione vicina fu ferito alla testa. Soccorso dai compagni, fu portato a Baiso, fu caricato su un motocarro e si avviarono verso il campo, il piccolo ospedale da campo che era appunto a Baiso. Il destino volle che il motocarro, arrivato davanti alla nostra abitazione, si fermò. Per poterlo spingere, i partigiani scesero e chiesero aiuto ai vicini. Anche il papà e la mamma andarono loro incontro, inconsapevoli che i lamenti che sentivano venire dal motocarro erano proprio quelli del loro figlio. Dopo 5 giorni di coma, morì senza riprendere conoscenza, nella maestà dei monti che aveva combattuto per un mondo migliore. Il 26 di aprile si svolsero i funerali. Ero piccolo, ma ricordo tantissima gente che vi partecipò e incoraggiavano tutta la mia famiglia. Tutti i partigiani con le armi che facevano corona e la banda che suonava. Per noi familiari l'anniversario del 25 aprile è sempre stato vissuto con tristi ricordi, nonostante sia un anniversario molto importante. Romano Spallanzani, fratello di Sergio. Sereno 25 aprile a tutti. Aveva 20 anni Ottorino Vecchi, era di Jano, scelse la lotta partigiana e scelse il suo nome di battaglia, Jan Fletter, quasi l'eco di un supereroe di oltreoceano. Gli anziani che ti raccontano di lui ancora lo ricordano in sella a un cavallo bianco cavalcare sulle colline e tra i campi e ricordano che in tanti lo rimproveravano per questo. Sei troppo riconoscibile, ti si nota troppo, non possono non vederti i tedeschi e le camicie nere. Ma forse a 20 anni, in groppa a un cavallo bianco, ti senti invincibile. Non possono prenderti, non te che galoppi via veloce. Una sera di fine gennaio del 45, Ottorino guida un Barros, un carretto carico di rifornimenti per i partigiani, cibo, vestiti e nascoste sotto anche armi. Nei pressi di San Rufino una pattuglia tedesca in perlustrazione lo ferma, controlla il carretto, lo arresta. Lo portano alla Fola, al comando tedesco di Albinea, poi al carcere dei Servi e a Villa Cucchi. Si sa cosa facevano in quei posti ai partigiani catturati. Lui ne uscirà solo per essere trucidato. La madre, che gli porta i cambi della biancheria, quando lava le maglie ci trova pezzetti di carne attaccata, carne della sua carne, e non è un modo di dire. Lo fucilarono il 3 marzo del 45 insieme ad altri 7 partigiani a San Michele di Bagnolo in Piano. L'Italia liberata gli conferì una medaglia alla memoria per le torture subite, per lo strazio patito. Pochi giorni dopo l'arresto dalla prigione della Fola, quando forse ancora non immaginava l'orrore che lo aspettava, scrisse alla madre, Rosina Ferrari, un bigliettino. «Cara mamma, consegna questo ai miei compagni e digli che se possono ci siamo in 4». Io, Bonanno, uno di Piacenza e uno della commissione americana, che aspettiamo il cambio e che sfollino, che sanno tutto. Baci, Ottorino. Sto bene, attendo risposta urgente. Baci.
attendeva il cambio, sperava che i suoi compagni riuscissero a liberarlo. Ho avuto modo di tenerlo tra le mani, quel bigliettino, conservato nell'archivio di Storeco. Piccolo, piegato e ripiegato fino a farlo diventare minuscolo, perché potesse passare clandestinamente di mano in mano e uscire dal carcere. Un'emozione profonda. Tutto quello che rimane di questo ragazzo di 20 anni in sella al suo cavallo bianco. Buongiorno, sono l'assessore Matteo Caffettani, sono qui con Carla Fontanesi di Ampi. Ci troviamo ad Arceto presso il cippo che commemora Orles Iemmi. In questa occasione, io tra poco leggerò qualcosa, ricordiamo anche Nino Rinaldi, il cui cippo si trova alla Minghetta a Viano, però per semplicità diciamo lo ricordiamo qui, e successivamente anche ricorderemo e diremo qualcosa su Zaira Rinaldi. Ucciso in combattimento il 18 febbraio 1945, a soli 22 anni, Orles Iemmi faceva parte di una squadra detta ai rifornimenti di viveri, vestiario e armi per i partigiani, che venne sorpresa da una pattuglia tedesca. Nello scontro restarono feriti altri 2 partigiani, Eugenio Carboni e Renzo David di Arceto. Di Arceto era anche Nino Rinaldi, nome di battaglia Eros. Il giorno 22 febbraio 1945, alle prime luci dell'alba, una staffetta avvertì la squadra di sorveglianza intenta a togliere le mine anticarro dalla strada, che un grosso reparto tedesco stava salendo dal Telarolo verso Viano. Eros Nino Rinaldi disse agli amici, erano in 4, di raggiungere e avvertire la formazione che si trovava a Visignolo. Lui avrebbe nascosto le mine, poi le avrebbe raggiunte. Il primo gruppo di tedeschi lo sorprese quando stava allontanandosi e cominciò a sparare. Gli amici erano già lontani e l'unico aiuto che potevano dare era quello di avvertire i compagni di Visignolo il più presto possibile. Eros si difese e rispose al fuoco, ma mentre cercava di mettersi al sicuro, fu ferito e non riuscì a proseguire. Sparò finché ebbe munizioni, poi, per non essere fatto prigioniero dal nemico, si tolse la vita. Così Bruno Lorenzelli, nel suo libro La resistenza nella quinta zona, racconta l'uccisione di Nino Rinaldi. Eros tenne l'ultimo colpo per sé, come dice l'iscrizione sulla lapide, per non cadere vivo nelle mani dei nazifascisti. Gli fu conferita una medaglia di bronzo alla memoria. Aveva 18 anni. Qui di fronte abitava Zaira Rinaldi, la staffetta partigiana Dimma, che tutti conoscevano come Ceca. Zaira, come tante altre donne che avevano fatto la resistenza, sosteneva di non avere fatto granché anche quando parlava di azioni che erano state molto rischiose. Lei era una bella ragazza, aveva molti amici e insieme condividevano l'idea di combattere il fascismo e l'occupazione tedesca. Insieme aderirono alla lotta per la liberazione. Lei, velocissima con la sua bicicletta, portava la stampa clandestina e i messaggi là dove le veniva ordinato. Spesso li nascondeva nei lunghi capelli e diceva che si faceva delle belle acconciature. Se qualcuno la fermava e le chiedeva la giustificazione dei suoi spostamenti, lei presentava una borsa con dentro le forbici, gli aghi, il filo, il metro, perché faceva la sarta, e diceva: sto andando da qualcuno qui vicino a fargli un vestito. Ricordava poi con molta angoscia quando una notte era stata costretta ad assistere un partigiano ferito qui in un fienile qui ad Arceto. E raccontava sempre con molto dolore il fatto che un giorno andò con le due cugine, con due altre cugine, su alla Minghetta per recuperare il corpo di Nino Rinaldi che abbiamo appena ricordato. Arrivate alla Minghetta in bicicletta, le ragazze non fecero altro che tornare indietro velocemente perché i tedeschi cercavano di catturarle. Il 22 aprile del 45, a poche ore dalla liberazione, lei doveva portare un messaggio a San Donnino dei partigiani. Lungo la strada fu fermata da qualcuno che le disse di tornare indietro perché là c'era una battaglia con i tedeschi. In quello scontro morì un suo amico, il partigiano Adelmo Franceschini, e mentre lei tornava sulla strada del ritorno, alcuni tedeschi in fuga le rubarono la bicicletta. Quella bicicletta che lei aveva
comprato con tanti sacrifici, che era stato il mezzo con cui aveva fatto la staffetta nei mesi della resistenza. Zaira ci ha lasciato pochi anni fa. Prima di morire volle accanto a sé i parenti, alcuni amici, e salutandoli disse: «La cecca, quella che è stata staffetta partigiana, se ne va». A Chiozza, casa ferrarina del Chiozzino, era una delle principali case di latitanza del territorio scandinese, in cui si riunivano clandestinamente il Comitato di Liberazione Nazionale e i gruppi di partigiani. Sospettando che fosse una casa di sostegno alla resistenza, un giorno i fascisti costrinsero contro il muro i componenti della famiglia Ferrari, li minacciarono ripetutamente e spararono diversi colpi appena sopra le loro teste. I furi dei proiettili sono ancora visibili sui muri. La famiglia, però, continuò a sostenere il movimento di resistenza e la casa continuò ad essere un importante punto di incontro per antifascisti e partigiani. Per capire l'importanza delle case di latitanza, occorre ricordare che Scandiano era una zona geograficamente strategica tra la pianura e la montagna, di cui passavano i giovani che raggiungevano la montagna per entrare in clandestinità, di cui passavano i rifornimenti di armi, di cibo e di vestiti. Ed era anche zona di passaggio di partigiani che scendevano dalle montagne per attuare azioni militari contro nazisti e fascisti in pianura. Di Chiozza era anche Innocente Campioli, nome di battaglia, paride, carabiniere che aderì alle formazioni partigiane. Si distinse per alcune azioni particolarmente coraggiose. Accorse in aiuto di un suo compagno catturato e riuscì a liberarlo, dopo un duro scontro con i due militi che lo scortavano. Fu poi arrestato e fucilato il 6 settembre 1944 vicino a Padova, dove combatteva con le formazioni partigiane della zona. Aveva 23 anni. Gli fu conferita la medaglia di bronzo alla memoria. Arceto, via Carobbio, Cippa Iemi Orles. Il testo su Zaira Rinaldi è quello su Nino Rinaldi, il cui cippo è in comune di Viano, località Minghetta. Ucciso in combattimento il 18 febbraio 1945, a soli 22 anni, Orles Iemi faceva parte di una squadra addetta ai rifornimenti di viveri, bestiario e armi per i partigiani, che venne sorpresa da una pattuglia tedesca. Nello scontro restarono feriti altri due partigiani, Eugenio Carboni e Renzo Davide di Arceto. Di Arceto era anche Nino Rinaldi, nome di battaglia Eros. Il giorno 22 febbraio 1945, alle prime luci dell'alba, una staffetta avvertì la squadra di sorveglianza, intenta a togliere le mine di anticarro dalla strada, che un grosso reparto tedesco stava salendo dal Telarolo verso Viano. Eros, Rinaldi e Nino disse agli amici, erano in quattro, di raggiungere e avvertire la formazione che si trovava a Fisignolo. Lui avrebbe nascosto le mine, poi le avrebbe raggiunti. Il primo gruppo di tedeschi lo sorprese quando stava allontanandosi e cominciò a sparare. Gli amici erano già lontani e l'unico aiuto che potevano dare era quello di avvertire i compagni di Fisignolo il più presto possibile. Eros si difese e rispose al fuoco, ma mentre cercava di mettersi al sicuro fu ferito e non riuscì a proseguire. Sparò finché ebbe munizioni, poi, per non essere fatto prigioniero dal nemico, si tolse la vita. Così Bruno Lorenzelli, nel suo libro La resistenza nella quinta zona, racconta l'uccisione di Nino Rinaldi. Eros tenne l'ultimo colpo per sé, come dice l'iscrizione sulla lapide, per non cadere vivo nelle mani dei nazifascisti. Gli fu conferita una medaglia di bronzo alla memoria. Aveva 18 anni. Realizzato per iniziative dell'ANPI, con il contributo prezioso dei cittadini e cittadine di Ventoso e dell'amministrazione comunale, il monumento dello scultore Vasco Montecchi è dedicato ai caduti e partigiani antifascisti di Ventoso. Tra i partigiani qui ricordati, Claudio Bassi, Bobbi della 145esima Brigata, Garibaldi, ucciso a Ligonchi il 4 aprile del 45, insieme allo scandinese Osvaldo Vaschieri, Bocce, dall'esplosione di una mina tedesca, e Nello Mattioli, partigiano della 145esima Brigata Garibaldi, insieme al fratello Ismo, insignito della medaglia di bronzo. A Ventoso è sempre stata forte l'opposizione al fascismo e ampia la partecipazione di uomini e donne alla lotta partigiana. Nella 76esima Brigata SAP, nella 145esima Brigata Garibaldi e nella 27esima Brigata Bigi nel Modenese. In un promemoria riservato a Mussolini del 9 maggio 1931 si legge: «Nella notte tra il 30 aprile e l'1 maggio, sulla ciminiera dello stabilimento di calce e gesso, sito in frazione di Ventoso del comune di Scandiano, venne issata una bandiera rossa.
il tutto ad opera di ignoti. L'aveva issata Gino Bassi, che raccontava: il mattino dopo tutti gli operai guardavano la bandiera rossa. Mio zio Armando diceva che gli sembrava di essere in un paese libero. Due militi di brigata nera e due carabinieri sparavano da basso contro la bandiera per farla cadere. Ma quella non veniva giù, dovettero ingaggiare uno a pagamento per andare a staccare.